Il progetto Natural Moving è stato ideato dal gruppo di lavoro del coordinamento regionale di educazione fisica dell'ufficio scolastico regionale, approvato dal direttore generale e poi sottoposto all'attenzione dell'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla, il quale ci ha creduto e lo ha finanziato. Questo progetto è partito nel mese di gennaio con una serie di attività teoriche e per poi, adesso sul livello dello Stato, continuare con una serie di laboratori in presenza di attività pratiche. I docenti del corso sono i docenti delle quattro università siciliane, quindi Palermo, Enna, Messina e Catania, a cui è rivolto il corso ai insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia. Stiamo formando circa 1000 docenti delle 9 province siciliane, con 5 corsi che si tengono a Palermo e 5 a Catania e 2 corsi che si svolgono nelle altre province. Beneficeranno del progetto i piccoli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il beneficio dal punto di vista della salute, perché l'attività motoria migliora la salute, riesce a contrastare i virus, beneficeranno dal punto di vista motorio ma dal punto di vista anche cognitivo, perché l'attività motoria attraverso le endorfine, le catecolamine stimolano il cervello e quindi il cervello è predisposto ad apprendere di più. Anche attraverso alcune tipologie di materie come la didattica in movimento che noi stiamo portando avanti, abbiamo inserito come materie che le docenti avranno la possibilità di insegnare le materie teoriche attraverso il movimento. Mi auguro che questo progetto possa realizzarsi nei prossimi anni.